Ora cerchiamo di approfondire appunto il tema dell'emergenza Covid-19 con anche le modifiche che ci sono state con il nuovo esecutivo anche alla comunicazione delle nuove misure. Andiamo subito dal direttore di Agenzia Vista, Alexander Yakhnatiev. Buonasera, bentrovato. Ciao Valentina, bentrovata. Ecco, iniziamo subito da questo tema, insomma la macro area, l'emergenza nel nostro paese, affrontare la pandemia e risolverla il prima possibile, questo è l'obiettivo. Però nel contempo ci sono state appunto le tematiche della campagna vaccinale, le nuove misure che entreranno in vigore in occasione ovviamente delle festività pasquali e poi una comunicazione che unisce tutte queste tematiche che è notevolmente cambiata rispetto all'esecutivo precedente. Esatto, noi naturalmente come agenzia Vista abbiamo seguito la settimana scorsa la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, è la sua seconda conferenza stampa a margine del Consiglio europeo. Ecco, Mario Draghi questa volta è partito direttamente, addirittura con una battuta per i giornalisti: sono nelle vostre mani, ha detto. Quindi, diciamo, io sto vedendo un presidente che appare sempre molto pragmatico, molto convinto di quello che dice, parla solo quando ha da dire delle cose, ma che nel contempo si sta anche un po' sciogliendo con i giornalisti. Ecco, fa qualche battuta, ha detto: se potessi anch'io andrei in vacanza, la prenoterei già. Poi ha fatto la battuta sul figlio e così via. A me ha fatto impressione, la linea forte che ha preso il Presidente del Consiglio per quanto riguarda l'export dei vaccini. È stato il primo in Europa a dare questa linea, linea che adesso io vedo ripetuta pari pari anche dai vertici europei. Ursula von der Leyen ha confermato che i vaccini si potranno esportare solo quando le aziende andranno a rispettare gli impegni presi per la delivery. E stando all'estero, nella settimana scorsa, tornando a Bruxelles, nella settimana scorsa c'è stato anche il vertice della NATO, oltre al vertice europeo, a cui ha partecipato il ministro degli esteri Di Maio. Noi abbiamo seguito questo vertice, come agenzia Vista, abbiamo seguito anche la visita subito dopo, ma anche subito prima, due volte addirittura in pochi giorni, di Di Maio in Libia. Abbiamo fatto un piccolo approfondimento su questo. È uscito fuori che il ministro degli esteri è andato per ben 7 volte in Libia da quando appunto ha iniziato a occuparsi in questo ministero. Quindi anche da lì io mi aspetto delle notizie, notizie come sono uscite, se ti ricordi, qualche tempo fa con Chico Forti, no? A un certo punto è tornato in Italia, quindi Di Maio Assolutamente, ti interrompo Alexander, soltanto per tornare al punto del tema iniziale. Insomma, noi conosciamo una frase che ha definito nel corso degli anni ovviamente Mario Draghi, che è questo whatever it takes to save the euro. Insomma, lui l'ha detto quando era presidente della Banca Centrale Europea. Magari porterà questo whatever it takes, quindi farà tutto ciò che è necessario far uscire l'Italia dalla pandemia, perché questo è l'obiettivo che ovviamente allo stato attuale ha l'esecutivo di Mario Draghi. Lo sta pragmaticamente mostrando anche appunto con un nuovo linguaggio con i giornalisti. Tu me lo confermi? Esatto, l'obiettivo a breve termine è chiaro che l'esecutivo si andrà a misurare prima di tutto sulla campagna vaccinale e sulla risposta che darà all'emergenza coronavirus. L'obiettivo a breve termine, ripetiamolo, sono i 500.000 dosi di vaccino al giorno che dovrebbe arrivare a metà aprile. Draghi ci ha, diciamo, regalato anche questo modo di non scostarsi dalla sua posizione anche di fronte al pressing della Lega con Salvini, che ha chiesto una riapertura subito dopo Pasqua. Ecco, Draghi ha detto riaperture sì, ma solo quando i dati lo diranno. Ha strappato anche un applauso su questo e sul prepararsi alle riaperture in aula alla Camera la scorsa settimana, quando ha parlato appunto prima del vertice europeo. Assolutamente, insomma un pragmatismo proprio alla base della comunicazione, ma soprattutto anche dei gesti. Lo stesso Mario Draghi ha detto si dovrà parlare quando ci sarà effettivamente qualcosa da dire. Quindi questo Esatto, è diciamo il filo esatto. Il nuovo conduttore corso. appunto che Esatto. sta E definendo. ricordiamo che il Presidente del Consiglio non ha i social, no? E, diciamo, è una cosa, diciamo, molto, molto nuova rispetto poi anche a come ci aveva abituato il Premier Conte.
Esattamente, poi tra l'altro l'account di Palazzo Chigi, insomma, riprende le parole esatte che vengono pronunciate dal Premier, così si evitano anche possibili fraintendimenti. Insomma, questo è importante per mantenere una linea di comunicazione molto chiara, soprattutto Con i anche per. cronisti ci mancano un po' gli audi di Rocco Casalino. E vedremo, insomma, nel prossimo futuro cosa accadrà. Intanto io ringrazio Alexander Yakhnadiev per essere stato con noi, direttore dell'agenzia Visa, per averci Grazie dato mille. una nuova. Stasera c'è Italia, mi raccomando. Sì, proseguiamo però perché oltre ad essere.